Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Little Big Workshop. Creeremo una nuova partita, nome fabbrica Yota. Iniziamo! Movimento visuale, perfetto. Bellissimo l'intro. L'intro era veramente carino. Possiamo mangiarci il cioccolato o tirare i dadi. Rispondiamo al telefono, vediamo chi ci chiama. Ehi là, ho appena aperto un nuovo negozio vicino alla tua fabbrica e dato che sei il nuovo di queste parti, pensavo che potremmo aiutarci a vicenda. Che ne dici? Procurati un banco da lavoro e preparati. Potrei aver presto bisogno di te. Acquista la tua prima postazione di lavoro nel negozio. Postazione di lavoro. Ok. Quindi è un gioco dove dobbiamo costruire, fabbricare oggetti. Si capisce anche che gli oggetti messi dentro la casa danno un abbellimento o peggiorano la stanza. Un po' come mi ricorda un giochino, Oxygen Not Included. Ok, vediamo un attimo, arriva il camion, abbiamo ordinato il materiale. Il camion è arrivato... Ah, perfetto. Questi sono i nostri omini? È molto carino. Devo dire che è veramente carino. Si può andare in giro e... Naturalmente... interagire con le cose sul tavolo ci rende molto di più l'idea di proprio un tavolo da lavoro, un bricolage o qualcosa. Ah. Carinissimo. Ok, perfetto, abbiamo il nostro banco di lavoro, verrà costruito. Perfetto, adesso che l'abbiamo costruito, vedo che hai un banco da lavoro. Il mio stock di gnomi da giardino sta per esaurirsi. Puoi realizzarmene qualcun altro? Quindi praticamente riceviamo degli ordini e dobbiamo costruire degli oggetti e venderli. Perfetto, ai clienti. Oh, attenzione! Un blueprint! Ok, questa è la modalità pianificazione, fondamentale per progettare e organizzare nei minimi dettagli la realizzazione di tutti i prodotti. Ricevuto. I nodi quadrati come questi rappresentano prodotti o parti, dalle umili assi di legno alle sottunità più complesse. I nodi circolari come questi rappresentano operazioni, ovvero le azioni compiute dai tuoi lavoratori alle varie postazioni. Ricevuto. Questo è il prodotto finale, creato secondo le specifiche indicate sul piano. I nodi operativi necessitano di una postazione di lavoro per essere portati a termine. Perfetto. Ah, ok. Tasto destro collega la postazione di lavoro e ci dice di collegare la postazione di lavoro che avevamo messo precedentemente. Metti in atto il tuo piano. Qui possiamo cambiare i nomi. Questa è la statistica di quello che ci dice, cioè abbiamo completato tutto il blueprint e quindi possiamo andare a ordinare, esegui, massimo 3. Questa è la quantità di quanto ne vogliamo produrre. In questo caso, essendo il tutorial, ce ne chiede 3, noi lo facciamo, 3. I materiali necessari per il tuo progetto sono in viaggio, quindi i materiali vengono acquistati ogni volta per ogni progetto. Il camion è arrivato alla piattaforma di carico. Bellini gli omini, eh? Mi piacciono molto. Adesso noi lo scarichiamo.
Ah, si salutano. È molto carino comunque. Ok, abbiamo scaricato e lui cosa fa? Lavora subito. Assegna un'area a deposito per i tuoi materiali. Perfetto, certo, la mettiamo qui. Possiamo ingrandirla? Certo. Vai. Perfetto. Qui puoi seguire i progressi. Va benissimo, quindi stiamo progredendo e abbiamo costruito un ognomo. Ecco, così l'area deposito, loro scaricano completamente il camion, il camion se ne va. E i lavorati, cioè i prodotti finiti, che sono stati appena lavorati e intagliati, vengono posizionati qua nell'area. Perfetto. Loro si alternano, ci siamo. Uno usa questi comandi per accelerare il tempo. Quindi 2 e 3, velocità 3. Completa il contratto e consegna i prodotti. Perfetto, una volta finiti. Ah, sta leggendo il giornale. Consegniamo il prodotto. Per consegnare il prodotto. Ah, abbiamo il solito camion. In questo caso un camion con le pezze. Arriva un omino. Velocizziamo anche questa parte e viene caricato il camion. Perfetto. È appena arrivato il carico di gnomio di legno. Gnomi di legno, gnomo di legno. Ok, va bene. Hanno un aspetto fantastico. La gente ne va già pazza. Spero che faremo altri affari insieme in futuro. Pagamento ricevuto, 3.150. Esperienza ottenuta, 3.375. Esperienza. Quindi abbiamo già soldi. Accedi al tuo ripilgo finanziario per assicurarti di aver guadagnato soldi. Vabbè, qua c'è tutta la statistica che non stiamo lì a guardare e a leggere. Sono quanto spendiamo e quanto riceviamo alla fin fine. Ok. Sono sempre io. I nuovi gnomi sono spettacolari. Mi piacerebbe venderne degli altri. Potresti realizzare degli scaffali dove esporli? Quindi è cambiato adesso. Pianificazione prodotto, abbiamo un altro tipo di piano. Gli attributi indicano la qualità del tuo prodotto. Quindi. Ah, ok, quanto bello sia. Questo contratto ha dei requisiti per gli attributi. Ok, quindi questo è l'obiettivo e dobbiamo produrre degli oggetti di qualità. Gli attributi sono determinati dalle parti dai materiali usati. Quindi, facendo così, le scelte con lo sfondo rosso sono impossibili da soddisfare con la configurazione attuale, perché ancora non abbiamo abbastanza esperienza. Seleziona elementi diversi all'interno del piano per rendere disponibili, oppure opta per una scelta con lo sfondo chiaro. Ok. Ah, si allunga di brutto però la produzione. Seleziona il materiale con cui utilizzare questo prodotto. Legno scuro. Quindi andremo a lavorarlo qui. Questo anch'esso verrà lavorato qui e questo anch'esso verrà lavorato qui. Questo dobbiamo scegliere il materiale, legno scuro, così abbiamo una qualità migliore. Infatti c'è il camioncino che ce lo porta e poi c'è l'ultimo questo che lo dobbiamo assemblare, ma non ci abbiamo il macchinario per assemblarlo. Il macchinario per assemblarlo è la postazione di assemblaggio. Ok, la mettiamo qua accanto. Torniamo alla pianificazione del prodotto, selezioniamo il macchinario d'assemblaggio. Ah, lo dobbiamo ordinare. Ha ragione. Quindi arriva il macchinario. Velocizziamo. Verrà costruito perché questo prodotto che stiamo andando a fare ha più componenti e devono essere incollati o inchiodati. Selezioniamo questo. Dobbiamo farne 5, se non ricordo male. Ne vuole 5, sì. Vai, esegui.
Questo è morto di sonno. Uno dei tuoi lavoratori è svenuto per la fatica. Quindi dobbiamo fare una zona relax. Perfetto, facciamo una zona relax. Diamogli del caffè. Ordiniamo la macchina del caffè. Sente. Oh, attenzione, c'è stato anche il gallo. Sente. Piro piro. Lui che. Lui che dorme, caput. Mentre lui lavora, vediamo se si può vedere. Sì, si vede. Ok, lavora con due mani, un martello e una sega. Ok. Nel frattempo lui dorme per terra. Perfetto. Quindi sta producendo e siamo al 17% della produzione. E sta incominciando a produrre le varie parti, quindi gli angolini. Diamo anche degli snack. Ordiniamo gli snack ed aumentiamo la velocità. Ok, in modo tale che così, quando non hanno più energie, loro vanno nella sala relax e mangiano. Infatti la sala relax è diventata una vera sala relax. Non c'è più il piano in cemento, ma bensì un pavimento molto più carino, in legno. Quindi un parquet. Quindi questa è adibita a sala relax. Decora ultimamente la sala relax e i tuoi lavoratori recuperano più rapidamente le energie. Quindi possiamo metterci altra roba, tipo un tavolino. Così loro possono sedersi. Esatto. Nel frattempo, dato che sono in due, l'altro può andare avanti sull'altra postazione, quando i materiali possono essere incollati. Bene, aumentiamo la velocità. Vedete il finale? Ok, sta facendo un po' di relax. Perfetto. Non sta più in giro a zonzo. E lui incomincia a fare le panchine. Incolla i materiali. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto due materiali di scarto e li hanno buttati. Comprende il contratto e consegna questi prodotti. Quindi dalla produzione di 5 abbiamo avuto degli scarti. Ok, quindi esistono anche gli scarti. Raccogliamo i materiali, li consegniamo. È appena arrivato il carico di scaffali 8DM. Hanno un aspetto fantastico, la gente ne va già pazza. Spero che faremo affari. Ok, ci ha dato la stessa cosa. Rispondiamo al telefono. Dovrei essere a posto per un po'. Ti chiamo se dovesse esserci. Se dovrebbero. Dovessero, scusate, se dovessero esserci novità. Nel frattempo, ti suggerisco di dare un'occhiata al mercato. C'è un sacco di gente da queste parti che ha bisogno di vari tipi di prodotti. A presto. Oh, attenzione, adesso ci è aperto il mercato. Questo è il mercato generico. I prodotti qui mostrati sono sempre molto richiesti e rappresentano quindi una fonte stabile di guadagno. Scegliamo. Le etichette ti daranno un'idea approssimativa del tipo di produzione richiesto. Ah, ok, questa è la plastica che non possiamo fare, progetto piccolo, produzione di massa. Qui trovi il prezzo domanda attuale, ok, questo è il prezzo che è abbastanza stabile, qua è sceso, questa è la domanda che è abbastanza bassissima, quindi non ce ne serve tanto. E questi gli attributi, questi già li conosciamo. Questo prodotto non sembra adatto perché non è né molto richiesto né particolarmente redditizio. Richiederebbe inoltre l'installazione di una postazione per la plastica che ancora non possiedi, in effetti. Questo prodotto è molto meglio di quello disponibile in precedenza. È infatti facile da produrre e si vende ad un prezzo più accettabile. E infatti richiede legno che possiamo lavorare ed è un progetto piccolo ed è molto 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 richiesto e si fanno tanti soldi. Quantità consegnabile 65 unità e il prezzo è 462. Ok, quindi realizza dei prodotti che soddisfano questa offerta.
Quindi possiamo incominciare a fare questa offerta. Ovvero possiamo dirgli che forma vogliamo, se è un gallo o una corona. Ci piace il gallo. Andiamo a selezionare il banco dove deve andare il nostro prodotto. Lo lavoriamo anche qui. Ok. Questo viene assemblato qui. Questa è la cuccia finale. E possiamo farla con il legno lavorato migliore 3D8 attuale. L'obiettivo è l'1.4, quindi lo lavoriamo molto 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 meglio delle statistiche. Ne facciamo 20. Imposta la quantità di prodotto obiettivo a 7 prodotti. Ah, ok, quindi se ne facciamo 7 raggiungiamo l'obiettivo. Perfetto, siamo ancora nel tutorial, quindi clicca sul pulsante destro della postazione di lavoro per esaminarla. Questo lavoro richiederà parecchio tempo per essere completato. Quindi ci chiede un'altra postazione. E la ordiniamo. Clicca col pulsante destro sulla postazione per esaminarla. Dividi in due attività di coda. Ok. Ah, no, è questa. Ok. Questa con questo tastino qua si divide, con questa si manda un'altra postazione di lavoro, con questo si invia in fondo alla coda, perché questa è quella in lavorazione attuale. Noi possiamo solamente usare questi tasti sulla coda, su quella che ancora non è in atto in lavorazione. Lo dividiamo. Va bene 3, lo abbiamo splittato e quindi possiamo mandarlo a un'altra postazione. Quindi qui dentro adesso avremo un'altra coda. In modo tale che abbiamo splittato il lavoro su due banchi e possiamo lavorare contemporaneamente sullo stesso prodotto. Assumi qualche lavoratore. Abbiamo Michele Russo e Claudio Silvani. Se ne aggiungiamo uno, assumi. Arriva Angelo Grasso. Perfetto. Si sblocca proseguendo con il tutorial. Perfetto. Ed è lui. I nostri omini continuano a lavorare. Andiamo avanti. Fino a quando non vengono intagliati tutti i pezzi è impossibile assemblarli. Quindi nel frattempo loro fanno pausa per recuperare l'energia e lui continua a lavorare. E così andiamo avanti con il nostro progetto. È molto carino questo gioco. Perché è molto carino, a parte il telefono che squilla, che ha un rumore. Che disastro, gli gnomi che avevi prodotto per me sono già andati esauriti. Me ne servono altri subito, a qualsiasi prezzo. Beh, a questo punto, se i gnomi li facciamo subito. Esatto. E gli diamo come banco di lavoro questo. Ok, quindi a questo punto noi sappiamo che la coda. Questi dobbiamo completare in 2 giorni e sono in scadenza. Quindi questo lo possiamo spostare sopra adesso. E lui incomincerà a fare gli gnomi. Questo invece. Ok, questo è un progetto urgente. Clicca sul pulsante priorità dell'interfaccia per impostare la priorità. Ah, ok, questa. Priorità massima, infatti lo fa subito. Perfetto. Aumentiamo la velocità così andiamo avanti. Vediamo che già stiamo producendo le nostre cucce devono essere solamente assemblate. Però abbiamo dovuto fare lo gnomo prima, che già al 50% è abbastanza veloce da fare, quindi non credo ci siano problemi nel farlo. Nel frattempo i due chiacchierano in sala mensa o nella break room. Ok, consegniamo lo gnomo. E oh, cos'è questo? Ah, ripara per aumentare l'efficienza. Quindi dobbiamo ripararlo ogni tanto le postazioni. Ok, ah, c'è anche una priorità. Perfetto. Ordine in base alla coda di priorità. Ci sono un sacco di informazioni. E queste sono tutte le cose che può fare questo banco di legno. Perfetto. Ora possiamo
Qui puoi tenere d'occhio i tuoi rapporti con i clienti. Nel frattempo che... Ah, lo riparano sempre loro. Bellissimo, dobbiamo chiamare il camion. Passa da una scheda all'altra per visualizzare i dettagli. Questi sono tutti i clienti. Ok, per adesso abbiamo solamente lo Steve, lo svitato Enterprise. Perfetto. Ok. Continuiamo con le nostre cucce. E dovremmo esserci quasi, ce ne manca una. Esatto, accedi al mercato e consegniamo le nostre 7 cucce. Qui puoi visualizzare i tuoi obiettivi e il tuo progresso. Completa con successo il tutorial. Attenzione, ce l'abbiamo fatta. Certificato di spettacolarità, Iota. Consegna più di 100 prodotti, completa. Almeno 3 sfide clienti. Ok. Ricerca e sviluppo. Abbiamo anche un albero di skill. Quindi, visita la sezione aiuto per studiare più al dettaglio le meccaniche. Ah, ok. Qui ci spiega tutto come fare. Cioè, è spiegato molto bene. Possiamo anche fare delle zone, ampliare e costruire la nostra fabbrica. Abbiamo tutti i clienti, sicuramente questo sarà quello più difficile da fare, la nostra carriera, la concorrenza addirittura e i consigli per esperti. Perfetto. Grande, consegniamo le nostre cucce. Ok. E direi che siamo pronti per... Ah, possiamo mettere anche delle decorazioni. Però un nuovo mercato, vediamo. Questa offerta non sarà disponibile ancora a lungo. Vendi tutti i prodotti relativi prima che scada. Ok. Quindi queste qua sono quelle là che sono in scadenza. Ok. E se ce le abbiamo, dobbiamo venderle subito, perché quando scadono poi non possiamo più vendere nient'altro. Quindi potremmo fare ancora le panche, o addirittura le pale, o addirittura i tavoli. Bene, io direi di chiudere qui la nostra preview. Spero che vi siate divertiti, spero che abbiate passato un po' di minuti in relax, seguendo questa preview. Il gioco è veramente carino, mi piace tantissimo il fatto che si possa organizzare e pianificare il blueprint, quindi come costruire i vari oggetti. E sembrerebbe che ci sia tanta, tanta roba da fare. Perché? Perché non solo bisogna sbloccare altri elementi come la plastica, la verniciatura e tutta una serie di operazioni che pian pianino che si va avanti nel gioco si sbloccano. Infatti, vedendolo da qui ce n'è molti, 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 molti di più. Completi il set di traguardo argento, infatti. Quindi, per oggi è tutto. Grazie di essere stati qui con me, con questo carinissimo gioco. E, come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.